Allora, eccoci di nuovo insieme, seconda parte del video che ho dedicato ad Alessandro, ma insomma a tutti voi, riguardo all'armonizzazione della scala maggiore e riguardo a come mettere in pratica l'argomento scale modali. Allora, oggi faccio brevemente, anche perché ho poco tempo purtroppo, qualche esempio. Tanto avete visto tutto nella prima parte della lezione, tutto quello che era la spiegazione degli accordi che si costruiscono su vari gradi, delle scale appunto. Quindi metto un tappeto di La minore, avevamo detto, mi sembra, a fine della lezione, quindi un tappeto semplicissimo, quello, un accordo di La minore, quindi La, Do e Mi, a triadi. E faccio due tipi di improvvisazione, qualche frase, qualche fraseggio. Prima usando la scala minore naturale di La e poi usando la scala dorica di La. Quindi in una avrò la sesta minore, Fa naturale, e dopo userò la sesta maggiore, cioè Fa diesis. Questo per sentire intanto la differenza di sonorità tra una scala minore naturale e una scala dorica. Quindi stessa nota di partenza, però due scale diverse sullo stesso accordo. Quindi ragazzi, vado, inizio con la scala minore naturale, tanto lo scrivo poi, e proseguo poi con quella dorica. Poi ci vediamo al prossimo video. Thank you.